Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, carissimi. Abbiate fede in Gesù Cristo. Gesù, grande la speranza. Cuore che questo messaggio del Vangelo, questo messaggio della Bibbia, vi lascia un messaggio di speranza. Alleluia. Questo è un messaggio che vuole salvare le vostre anime, care. Care anime, questo messaggio vuole salvare la tua anima. Questo messaggio di speranza per la tua anima. Questo messaggio vuole liberare il tuo cuore dal peccato. Alleluia. Ascoltate la parola dell'Eterno. Ascoltate la parola di Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita. Gesù disse: chi vuole seguirmi prende la sua croce e cammina. Vuoi seguire Gesù? Vuoi rinunciare alle cose del mondo? Vuoi seguire il Signore? Tu devi rinunciare al peccato. Se tu vuoi seguire Gesù, non basta andare a messa la domenica. Cari, devo dire la verità, Gesù lo disse: chi vuole seguirmi prende la sua croce e cammina, Gesù disse. E tu non hai bisogno della messa della domenica. Tu non hai bisogno che vai a visitare un tempio pagano come questo. Tu hai bisogno di abbandonare il peccato per seguire Cristo. Tu hai bisogno di abbandonare l'errore per seguire il Signore. Tu non hai bisogno di seguire un tempio pagano. Tu non hai bisogno di andare a messa solo la domenica. Tu non hai bisogno solo di leggere la Bibbia, perché tanti ci sono che dicono: io leggo la Bibbia, ma hai abbandonato il peccato, hai abbandonato la fornicazione, hai abbandonato l'omosessualità. Tu ti devi pentire, tu devi abbandonare il peccato per seguire il Signore, tu devi abbandonare le cose del mondo per seguire Cristo. Tu non puoi seguire Gesù che ancora vive nel peccato. Vivi nelle menzogne. Tu devi seguire il Signore come Lui vuole, come Lui ci comanda. Siate santi, perché io sono santo, dice il Signore. E questa parola per voi peccatori, questa parola è per voi che ascoltate con le vostre orecchie. Ma se tu sei malato del peccato ancora, se tu ancora sei malato dei vizi del peccato, oh, aggrappati a Gesù, pregalo, lui ti libererà, perché lui disse: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Anche a voi donne, anche a voi Gesù vuole liberare. Anche a voi, non seguite più le menzogne del cattolicesimo. Non seguite le menzogne dei preti, cari. Seguite Cristo, che è la via, la verità e la vita. Adoratelo in spirito e in verità. Basta con le statue, basta adorare immagini scolpite. Seguite Cristo. Alleluia. Seguite i suoi passi, leggete il Vangelo. E il Vangelo vi renderà liberi. Non seguite più le menzogne dei papi, non seguite più le menzogne delle false religioni, una religione umana. Seguite Cristo, cari. Io sono qua a dire la verità con la Bibbia. Questo messaggio vuole entrare nel tuo cuore, questo messaggio vuole liberare la tua anima. Cari giovani, svegliatevi anche voi, abbandonate l'errore, seguite Cristo. Seguite Gesù, il quale disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. Tu non puoi entrare nel regno dei cieli se tu non hai Gesù nel tuo cuore, se tu non stai camminando nella retta via. Tu non puoi seguire Gesù.
non basta che fai questo tempio pagano. Tu devi seguire il Signore come lui ti comanda. Tu non hai bisogno di visitare questo tempio pagano. Tu hai bisogno di essere visitato da Gesù. Il tuo cuore ha bisogno di essere visitato da Gesù Cristo. Seguite Lui, carissimo. Pregatelo. Pregatelo, il Signore vi ascolterà. Come il cieco di Gerico, che Lui è la via, la verità e la vita, carissimi. Gesù Cristo è la speranza. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Lui è la salvezza dei peccatori. Lui è la speranza, Gesù Cristo. Seguitelo, carissimi, lui è amore, ma che un fuoco consumante. Non fare di Gesù solo amore. Non dire Gesù, anche se vivo nell'omosessualità, Gesù mi perdona, Gesù mi fa andare nel regno dei cieli. Questa è una menzogna che il diavolo ha messo nella tua mente. La Bibbia dice che gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio. I peccatori non possono ereditare il regno di Dio, perché sono peccatori e il peccato proviene dal diavolo. Gesù è venuto per distruggere il peccato. Se tu ancora vivi nel peccato, tu non puoi essere figlio di Dio. Tu non puoi seguire il Signore, che ancora vivi nella fornicazione, nelle bestemmie. Voi avete bisogno di conoscere il Vangelo, la via, la verità, la vita. Seguite Cristo, aggrappatevi a Lui. Gesù, Gesù ti guarirà. Se tu hai una malattia, Gesù ti guarirà. Se tu hai fede, perché la fede in Gesù guarisce. La fede in Gesù ti libera dal peccato. Se tu hai fede in Gesù, tu non puoi vivere nel peccato ancora. Ma se ancora vivi nel peccato, tu ancora devi conoscere la verità. Cari, è la verità, perché Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. E se tu dici io ho conosciuto la verità e ancora vivi nel peccato, tu non hai conosciuto la verità, tu hai bisogno di conoscerla, la verità, perché Gesù disse conoscete la verità e la verità vi renderà liberi. Se tu hai una malattia nel tuo cuore di incredulità, di peccato, grida a Gesù che lui ti libera, perché Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui ti può guarire, Lui può sanare il tuo cuore, solo Gesù Cristo. Se tu lo credi con tutto il tuo cuore, se tu mi dici Signore abbi pietà di me, però lo devi dire col cuore, non andare in questo tempio a dirlo, lo puoi dire anche qua Gesù, non andare vicino alla statua. Diglielo qua Gesù nel tuo cuore, alzi gli occhi al cielo, digli Signore abbi pietà di me. Oh Rabba, cercate il Signore, Cristo che sia parte, carissimi, non lo dico io, poi c'è la Bibbia, su questa terra verrà una ira, che i cieli e la terra scompaiano, è scritto nella Bibbia, un giorno i cieli e la terra scompaiono. Cari, è la verità, lo dico io, la Bibbia lo dice, è scritto nel Vangelo di Matteo,
al capitolo 24, al versetto 35, scritto che i cieli e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà. La parola del Signore è eterna, e tu hai bisogno di parole eterne, tu hai bisogno di conoscere questa verità. Per i giovani è tempo di pentirsi, basta col peccato, basta bestemmiare il Signore. Seguite il Signore, seguite Cristo, che la speranza è per la tua anima. Seguite Gesù per essere salvati, Lui è la salvezza per le vostre anime. Perché dopo la morte c'è un'altra vita, l'inferno o il paradiso. Scegli oggi dove vuoi andare. Abbandonare il peccato o ancora vivere nel peccato. Ma se tu vivi ancora nel peccato, tu andrai all'inferno. Ma se tu abbandoni il peccato e segui Cristo, salverai la tua anima. Alleluia. Perché il Signore disse: chi commette il peccato è schiavo del peccato. E se tu sei schiavo ancora del peccato, Gesù ti vuole rendere libero. Gesù Cristo ti vuole liberare. Se ancora sei schiavo del peccato, schiavi dei vizi, Gesù Cristo ti vuole liberare. Gesù ti vuole guarire. Se tu ancora sei malato del peccato, non essere malato del peccato. Seguite Cristo. Seguite, abbandonate il peccato, carissimi. Questo è il messaggio per voi. Cosa farai nella tua vita se tu ancora commetti il peccato? Godi, fai delle cose abominevoli davanti al Signore, ma un giorno renderai conto al Signore delle tue opere. Se tu sei stato un peccatore nella tua vita e non ti sei pentito, un giorno il Signore ti giudicherà perché non hai voluto abbandonare il peccato. Sei rimasto un peccatore e un giorno renderai conto al Signore. Cerca il Signore, Gesù ti vuole liberare. Non vivere nel peccato, caro uomo. Invoca Gesù, digli: Gesù, libera la mia anima. Oh, abbi pietà, Signore. Cercate, carissimi, il Signore. Invocatelo mentre è vicino. Cercatelo mentre non lo si può trovare. Perché un giorno tu lo puoi cercare più. Gesù, non lo puoi cercare più. Lo devi cercare adesso. Devi convertirti adesso. Devi pentirti adesso dei tuoi peccati. È la verità, carissimi. È scritto nella Bibbia. Un giorno il Signore manderà fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma piuttosto di udire la parola di Dio. E tu non la puoi cercare. Tu avrai fame di questa parola un giorno, ma un giorno non la puoi cercare. È tempo di pentirsi dei peccati. È tempo di abbandonare il peccato, perché il peccato distrugge la tua anima. Il peccato distrugge la tua anima. Il peccato ti porta all'inferno. Abbandona il peccato, abbandonate l'errore, non seguite le menzogne dei preti, dei papi, cari, non seguite quelle menzogne di adorare le statue, di adorare Maria, non seguite più quelle menzogne, basta, seguite il Signore, seguite Gesù. Gesù disse: chi vuole seguirmi, prende la sua croce e cammina. Tu hai bisogno di prendere la tua croce e camminare. Camminare nelle vie del Signore, nella via stretta. Ci sono due vie che il Signore ha detto, la via stretta che porta al cielo, al paradiso. La via stretta si chiama tale. La via larga, l'inferno per i peccatori.
l'inferno per i bestemmiatori, l'inferno per i ragionevoli. Gesù non vuole mandare fuori, Gesù ti vuole salvare. Resta a te pentirti di questo peccato di fornicazione, di adulterio, di bestemmiare il Signore. Ti devi pentire di questi peccati e seguire Cristo, la via per il cielo, la verità, per conoscerlo. Tu hai bisogno di essere disposto di conoscere il Signore, disposto anche di pentirti, perché se tu ti penti, lo Spirito Santo si manifesterà nella tua vita. Ma se tu ti penti al vero Dio, a Gesù Cristo il Signore, Adonai Elohim. Amen, alleluia, gloria al Signore. Amen, il Signore ci benedica. Pregate per noi, cari fratelli. Gloria al Signore, c'è tanto bisogno, cari, di questa parola che ho predicato. Si deve predicare in tutto il mondo, fratelli. Amen, guarda quanto bisogno c'è, fratelli, quante anime perse. Amen, alleluia, pregate per me. Amen, amen.